L'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, ha compiuto 50 anni dalla sua ordinazione sacerdotale e ieri nella cattedrale di San Giustino ha presieduto la messa. Una vocazione nata grazie alla testimonianza della madre, ultimo di 8 figli, già a 16 anni avvertito di dare un senso alla vita. Ha ricordato l'incontro con il cardinale Corrado Ursi, arcivescovo di Napoli, che lo ha ordinato presbitero, e poi il percorso fatto anche di studi di filosofia e di teologia, ma senza tralasciare l'impegno pastorale. Dopo 50 anni la gioia non solo è quella del primo momento, ma è una gioia cresciuta ogni giorno. Questa è la bellezza del dono di Dio, della sua misericordia, di quell'aiuto a essere fedeli e nella fedeltà gioiosi che il Signore mi ha dato tutto il cammino della mia vita. Monsignor Bruno Forte ha ringraziato i fedeli, l'arcidiocesi e la misericordia che giorno dopo giorno ha alimentato il desiderio di dare amore agli altri, tra le parrocchie che porta nel cuore, quella in cui è cresciuto a Napoli, ma soprattutto tutte le comunità dell'arcidiocesi di Chieti Vasto. Certo, mi affido alla sua bontà, al suo perdono, alla sua misericordia, ma devo anche e soprattutto dire grazie, affidandogli tutti quelli che il Signore ha voluto affidare al mio cuore di padre e di pastore. Il mio 50esimo, insieme a essere un grande rendimento di grazie, è una preghiera di intercessione e di vocazione per tutti quelli che il Signore ha voluto che io col mio ministero sacerdotale raggiungessi e a cui offrissi il dono del suo amore infinito.